Ci troviamo alla frazione Sant'Antonio di Fontaneto d'Agogna e da qui ascoltiamo il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore. Un Vangelo di vita, un Vangelo che riguarda tutti noi, un Vangelo che entra ogni domenica nella liturgia con quell'espressione di Bartimeo: Kyrie eleison. Un'invocazione che dice l'affetto, che dice il desiderio di incontro, che dice la vita, che desidera incontrare la vita per eccellenza, quella del Rabbì di Nazareth che passa anche sulla mia strada. E allora con forza anche noi alziamoci, con forza anche noi gettiamo via quel mantello che ci tiene fermi, immobili. Gettiamo via tutto ciò che ci ancora, ancora e impedisce il nostro slancio verso il Signore che ci ridona non solo la vista, ma anche la forza e la capacità di metterci anche oggi alla sua sequela. Dal libro «E subito lo seguirono» di Anna Maria Canopi preghiamo così: Signore Gesù, figlio di David, anche noi ti invochiamo mentre passi per la nostra via, lì dove siamo fermi e desolati, perché la cecità ci impedisce di avanzare. Dona la luce ai nostri occhi, poiché tu solo sei la luce che illumina ogni uomo. Noi crediamo e sempre più vogliamo credere che tu, Signore, hai vinto il potere delle tenebre per introdurci nel tuo regno di eterno splendore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti dalla frazione Sant'Antonio di Fontaneto d'Agogna.